Ben ritrovati all'appuntamento con Fisco per Tutti, oggi con i nostri esperti di leggi e tributi, l'avvocato Lorenzo Della Bella. Benvenuti. E il commercialista Stefano Della Bella. Bentrovati. Riprendiamo a parlare del tema caldo dello studio Della Bella, che è il fisco turistico. In particolare, avvocato, oggi su cosa ci soffermiamo? Oggi parliamo di strategia turistica e di priorità. L'occasione ci è stata data da un quotidiano lecchese che nell'ultima settimana ha pubblicato ben due articoli. Il primo parlava del turismo a 5 stelle per l'hotel di Torno e il secondo parlava delle eccellenze turistiche nel lecchese, e questo sarà il tema di oggi. Dottore, allora quali argomenti trattano questi articoli? Il primo si riferiva al Sereno Hotel, che è dell'imprenditore direi illuminato Luis Contreras, che ci faceva capire come in Italia, soprattutto, ma anche qui da noi purtroppo, l'imprenditore è lasciato da solo, cioè in mezzo alla bufera. Se è capace di orientarsi, è capace di avere successo da solo, ma fa molto più fatica qui che da altre parti. Testualmente lui dice: io fuori di qui non vendo il Sereno, vendo il lago di Como. Alle fiere con i clienti è il lago che propongo. Tutto il territorio ne guadagna. Poi ci sarà tra loro chi sceglierà il mio hotel, ma anche chi opterà per altre strutture, anche di livello più basso. Dobbiamo muoverci tutti nella stessa direzione. Poi aggiunge: io vendo il brand Lake Como, è quello che funziona all'estero, dove è visto come destinazione chic. Conclude dicendo: questo primo anno è andato molto bene, meglio di quanto avevo previsto. E parliamo di un albergo a 5 stelle lusso. Ecco, se non ci siamo capiti, vuol dire che in un paese normale è il territorio o l'ente pubblico che si occupa di promuovere il lago di Como, non deve essere l'imprenditore individuale. Se lo fa l'imprenditore individuale, rischiando poi di non prendere tutta quell'utenza per la quale fa pubblicità, vuol dire che spende tempo e risorse finanziarie a favore di tutti e non solo a favore della sua impresa. Che se potesse spenderle solo per la sua impresa sarebbe più ricca, più velocemente e creerebbe ricchezza. Così facendo, invece, non avendo una strategia pubblica, va a finire che l'imprenditore deve disperdere tempo e ricchezza a favore di tutti e si crea ricchezza con molto più tempo. Avvocato, aveva parlato di due articoli, quindi il secondo. Il secondo articolo parlava delle eccellenze lariane protagoniste in TV ed era un'iniziativa di Teleunica, è già in onda dal 3 di ottobre ed è stata pensata da due presidenti, il primo quello del BIM, il secondo quello dell'autorità del Lago di Como. È una trasmissione che serve a rendere giustizia al nostro territorio, alle bellezze del nostro territorio. Quindi l'iniziativa di Luigi Lusardi e Cesare Galli è molto lodevole, rientra nel solco delle trasmissioni che noi abbiamo affrontato fino ad oggi e speriamo che onestamente non rimanga un'iniziativa isolata, ma rientri in un contesto molto più ampio regionale e in una regia regionale che dia molto più risalto a tutti i territori, compreso quello del Lago di Como. Quindi, dottore, come sta dicendo anche l'avvocato, anche questi articoli ci danno degli spunti per attuare una strategia. Quale? L'idea è quella del distretto turistico, ovvero un insieme di realtà simili per offerta e organizzate sotto forma di territorio. Va definita la destinazione turistica e va valorizzata, quindi bisogna trovare i caratteri che la caratterizzano e la valorizzano. In ultimo, bisogna pensare a quale clientela è interessante per il nostro territorio e investire in comunicazione su quello. Questi investimenti e ricerche di marketing andrebbero fatte dal pubblico e dal territorio e la ricaduta anche in maniera indiretta, anche in termini di tasse locali, sarebbero sicuramente superiori agli investimenti in marketing. Pensate un po' a Lecco. A Lecco sta crescendo la domanda turistica, però non c'è offerta, cioè c'è una limitata offerta di posti letto. I lecchesi si stanno organizzando in maniera autonoma, cioè stanno creando bed and breakfast e affittacamere. Questa assenza di strategia sta portando a Lecco un turismo di basso livello, cioè chi va in bed and breakfast in affittacamere poi spenderà solo per la pizza da sporto, comprerà una t-shirt. Così ci stiamo posizionando in maniera non voluta. Questa assenza di strategia porta a far sì che il Lago di Como si venda da solo. E abbiamo due tipi di turisti, il turista che vuole spendere e il turista che non vuole spendere. Quello che vorrà spendere andrà a Como e lì fioriranno i negozi di alto livello e lì si venderanno i buoni ristoranti e i maglioni di cashmere. A Lecco invece verrà il turista di basso livello e qui comprerà la pizza da sport e magari una magliettina turistica. Niente di male, sia chiaro, non è un discorso classista, era solo capire se c'è una scelta strategica o meno, perché se c'è una scelta si può sostenere o criticare, ma se non c'è una scelta è improvvisazione, è solo da compatire. Avvocato, qualcosa da aggiungere prima di arrivare alla conclusione?
Sì, abbiamo notato nel nostro osservatorio che gli alberghi sono quelli che portano effettiva ricchezza al territorio. Se noi guardiamo alle strutture, alle regioni più illuminate, sono strutture o regioni piene di alberghi. E questo perché chi va in albergo poi fa una settimana, su quella settimana ci investe e spende anche in servizi ulteriori. In questo senso andrebbero incentivate sul nostro territorio anche le iniziative che riguardano l'aumento di capienza degli alberghi già esistenti o l'installazione di alberghi nuovi. Sappiamo che lo Stato centrale favorisce le strutturazioni alberghiere, da un certo punto di vista dovrebbe però favorire anche l'installazione di nuovi alberghi o gli investimenti che vanno a aumentare la capacità ricettiva sul territorio. Quindi questo è un augurio del nostro studio, vediamo e continueremo a osservare se queste iniziative potranno essere portate a termine. E anche oggi abbiamo sviscerato molti concetti interessanti che potete ritrovare e rivedere sul sito www.ricorso-tributario.it. Continuate inoltre a mandarci le vostre domande, a porre dei dubbi ai nostri esperti se li avete all'indirizzo che vedete in sovrimpressione. Ringrazio come sempre Stefano e Lorenzo Della Bella e ci vediamo settimana prossima con Fisco per Tutti. Arrivederci. A presto.